Ennesimo momento di tensione, fortissima tensione in Consiglio Comunale, addirittura l'abbandono dell'aula di diversi esponenti del gruppo Lega. Al tema la situazione del carcere, che cosa è successo? Ma succede semplicemente che vengono dette delle cose inesatte per ciò che riguarda appunto la sanità in carcere, anche perché bisogna rendersi conto che posso togliere la mascherina. Bisogna rendersi conto che la situazione ad oggi è una situazione estremamente grave, dove abbiamo delle carenze di personale medico altissime, tant'è che se vogliamo parlare dell'infettivologia ci sono solo due medici, tre medici, uno non può prestare servizio. La sanità invece del sistema carcerario prevede che le visite vengano programmate e i carcerati, i detenuti vengono portati loro, ovviamente insieme alla figura con ovviamente la polizia penitenziaria, vengono portati a portare questi pazienti all'interno dell'ospedale, questi detenuti all'interno dell'ospedale a fare le visite che vengono programmate regolarmente. Quindi assolutamente non vengono mai lasciati scoperti. Quindi questo. Scusa, ma non abbiamo tantissimo tempo. Allora, quindi l'argomento lo abbiamo già accennato, lo stiamo approfondendo anche questa volta, però adesso le reazioni sembrano quasi un po', insomma, veramente degli scollamenti. Alessio, lei ha ricevuto degli attacchi da parte del Presidente del Consiglio, insomma, non da poco. Certo, è un inaspettato stop al mio intervento da parte del Presidente del Consiglio, che ha avuto da dire su dei punti di vista del nostro partito, che sono condivisi da tutti, tant'è che nella mozione dello scorso Consiglio Comunale noi ci siamo astenuti perché avevamo due pareri opposti, quello della garante dei detenuti e quello della nostra collega Topazzo. Aspettavamo le risposte dell'ASL di Biella, le risposte dell'ASL di Biella, secondo ciò che abbiamo letto, darebbero ragione al nostro punto di vista, e questo l'abbiamo sottolineato. Lì in quel momento c'è stato un vero e proprio dibattito tra me e il Presidente del Consiglio, e stesso trattamento non è invece stato adottato con altri interventi, non solo in questo Consiglio Comunale, per cui io ho deciso di, insomma, seguire la dottoressa Topazzo, anche perché lei è un'esperta molto più di me nel settore, e noi abbiamo non abbiamo dato ragione inizialmente né uno né l'altro, abbiamo voluto astenerci per vedere che cosa ci rispondesse l'ASL, e non solo, ci siamo comunque attivati e siamo arrivati alla risoluzione.